Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Questa mattina, come da oltre 15 anni, hanno ricominciato i lavaggi del cervello, le torture. Alle 7 in punto, ormai non metto neanche più la sveglia. Sono partiti i programmi di manipolazione cerebrale, di frequenze dirette all'interno del cervello e mi hanno creato dei danni devastanti tutta la mattinata, dalle 7 fino alle 10, ma torture atroci, ustioni, lavaggi del cervello, blocchi cerebrali, blocchi visivi, blocchi respiratori in continuazione. Infatti mi sono attaccato ai telefoni e ho fatto moltissime registrazioni di quello che stava accadendo e ho segnalato tutte le patologie che mi stavano creando, le modalità e una sorta di frequenze che stavo anche analizzando come hanno incominciato ad attaccarmi con le armi ad energie dirette, sia in frequenza elettromagnetica che sia in frequenza a microonde, sparate dal satellite spia che sta a nord, che puntavano dentro casa con le amplificazioni e le manipolazioni dirette di frequenze alternate immesse nell'elettroencefalografo satellitare che ci immettono all'interno del cervello attraverso una frequenza ad onda convogliata che impartisce segnali attraverso le frequenze a fotoni, attraverso le particelle di luce che vengono risparate all'interno dei nostri occhi, all'interno dei nostri condotti uditivi attraverso gli infrasuoni e all'interno del cervello come frequenze a pressione, a destabilizzazione, a frequenza alternata che crea dei danni elevatissimi al nostro corpo. Siamo come degli androidi collegati a un'anima artificiale che io ho chiamato animoidi. Voglio citare questo messaggio che ho mandato a tutte le vittime nazionali italiane e anche mondiali per fargli capire che non bisogna stare nascosti dentro casa, rinchiusi in mezzo alle mura o nascosti senza dire nulla di ciò che accade. Se noi non denunciamo e non diciamo a tutte le persone che cosa ci sta accadendo, noi diventiamo vittime e nello stesso tempo complici di queste persone, perché la tecnologia crea proprio la manipolazione mentale a far capire la verità della tecnologia che viene sperimentata sul nostro corpo e a deviare i nostri ragionamenti giusti, i nostri ragionamenti corretti e le nostre soluzioni. In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste di aiuto attraverso la nostra email vittime del controllo neurale gmail.com. Tutti ci dicono che sono manipolati, tutti ci dicono che vengono sottoposti a lavaggi del cervello, torture, attacchi fisici e psicologici. E molte persone, ovviamente, sotto questi attacchi, sotto queste voci a lavaggi del cervello continuo, a manipolazioni indotte nei centri nervosi, pensano molti al suicidio. Io dico, se vi suicidate, non è la soluzione idonea, perché pensate che se voi arrivate al gesto di suicidarvi, potreste invece con la vostra esperienza, con le vostre denunce, con le vostre dichiarazioni, aiutare molte altre persone che stanno come noi. Se noi ci uniamo insieme e portiamo le denunce alle procure e portiamo le denunce a tutti i posti in Italia, possiamo diventare una sorta di tsunami di denunce che arrivano tutte insieme alle procure e incominciano a capire che non è una singola persona che denuncia la sperimentazione e il collaudo di un'alta tecnologia sul corpo, ma sono migliaia di persone che hanno le stesse identiche patologie, le stesse identiche frequenze di disturbo e di manipolazione mentale provocate da una tecnologia attraverso il controllo cerebrale a distanza MK Ultra Italia. Noi consigliamo di mandare una denuncia a tutte le procure nazionali, anche via email o via posta elettronica, e di andare anche alla procura di appartenenza per portare una denuncia di persona. Io do un consiglio dalla mia esperienza personale, di non mandare denunce "vedo asini che volano", perché sarete immediatamente considerati delle persone non attendibili. Ma il consiglio che vi do è di mandare denunce a tutte le procure nazionali,
denunce plausibili e abbastanza tecniche, anche che sono denunce semplici, come ho fatto anche io, ma devono essere denunce tecniche e plausibili. Se mandate le denunce, sento un sibillo all'interno dell'orecchio, non può essere considerata una denuncia. Ma se mandate, vengo sottoposto ad attacchi con armi ad energia diretta satellitare che mi creano gravi patologie fisiche e psicologiche attraverso le torture che subisco tutti i giorni con queste alte tecnologie, là è una denuncia plausibile. Ma se io dico vedo i mulini a vento che si trasformano a draghi, nessuno crederà a quello che voi dite, anche che è vero che loro vi fanno credere queste cose, anche che è vero che loro vi mettono dei rumori all'interno della testa, ma voi dovete far credere alla magistratura la verità dei fatti, ma una verità tecnica e concreta. Il consiglio che vi do: mandate denunce a tutte le procure nazionali, come sto facendo anche io, è un consiglio di mandare denunce semplici, tecniche e plausibili, per far sì che la magistratura possa prendere in considerazione la vostra denuncia. È sufficiente esporre i fatti della manipolazione mentale e delle torture fisiche con eventuali referti medici, che è una cosa molto importante, perché in questo modo sono più attendibili le vostre dichiarazioni e le vostre sofferenze e le vostre manipolazioni che subite tutti i giorni da questi sperimentatori che collaudano le armi ad energie dirette sul vostro corpo. Per noi l'unica soluzione è rendere nota e pubblica questa situazione, ovviamente nota e pubblica alla magistratura, e di denunciare questi criminali e le torture che subiamo tutti i giorni attraverso le sperimentazioni che fanno guadagnare molti miliardi di euro a questi torturatori e a queste società che riprendono le nostre frequenze, le rimettono all'interno delle armi ad energie dirette satellitari e terrestri e le vendono alle forze armate per miliardi di euro. Un'altra cosa che molte persone mi telefonano e mi dicono: ah, ma noi abbiamo sentito che se facciamo le denunce ci prendono e ci mettono subito in TSO, che ci chiamano l'assistenti sociali e ci levano i figli. Se mandate denunce tecniche, plausibili, e vi presentate lì, no, oddio, vengo torturato con queste radiazioni in testa, sento ogni volta i rumori, sento questo, sento questo, sento quest'altro, quelli mi vedono e dicono: questo è un altro esaurito, uno schizofrenico, uno con manie di persecuzione. Ma se voi andate lì, fanno sperimentazioni sul nostro corpo con tecnologie che immettono all'interno del nostro appartamento modifiche dei campi elettromagnetici, modifiche delle frequenze a microonde, modifiche delle frequenze deduttive attraverso suoni, comunicazioni telepatiche, lavaggi del cervello, manipolazioni indotte con patologie gravissime sul mio corpo, là potreste essere un attimo più presi in considerazione. E state tranquilli che il magistrato non dice: prendete questa persona e fategli fare subito il TSO. Non lo può fare. Ci vuole prima una perizia tecnica, ci vuole prima una perizia o psichiatrica, ci vuole molte autorizzazioni per fare questo. E i bambini non ve li levano dall'oggi al domani, che vengono entro casa vostra, fanno venire fanno venire l'assistenza sociale e vi porta via i bambini. Non è così, ovviamente. Se denunciate, vedo gli asini che volano tutti i giorni, ovviamente non venite presi in considerazione, ma vi possono sottoporre a una perizia o psichiatrica. La mia denuncia, che ho allegato anche sul mio gruppo di Facebook, che è SOS Vittime di Torture Psicologiche, è questa. Questa denuncia io la feci nel 2001 alla procura di Roma. Il mio avvocato scrisse e io insieme a lui abbiamo optato per mettere solamente determinate cose della denuncia e non abbiamo messo tutto il resto della denuncia.
percepisce ed è particolarmente sensibile alle radiazioni elettromagnetiche, tanto da poterne individuare la presenza ogni qualvolta sono presenti sui stessi suoi due cellulari. È proprietario di due telefoni cellulari, uno era un GSM T28 dell'Ericsson e ho messo il mio numero di telefono perché noi non siamo criminali, noi possiamo denunciare tutto di noi perché non siamo criminali, noi siamo delle cavie che ci vengono sperimentate addosso delle tecnologie ad arma d'energia diretta. Ed anche proprietario di un telefono GSM, ho anche messo il mio telefono GSM e non li ho cambiati perché questi sono i miei telefoni, sono loro che devono levare i satelliti da dosso il nostro corpo e dove noi stazioniamo e dove noi abitiamo. Sono circa 2 mesi che sente dalle radiazioni elettromagnetiche particolari ai due cellulari sopra descritti, anche quando sono spenti o risultano essere spenti. Sono inoltre 2 mesi che subisce a causa di tali radiazioni, disturbi neurovegetativi, emicranie ed insonnia, perché le radiazioni creano la destabilizzazione della frequenza ipnotica e narcoletica e devono far sì che noi non dobbiamo dormire durante la notte per poterci ipnotizzare durante il giorno, per poter creare una sorta di sonnambulismo durante il giorno. Se noi viviamo in un incubo continuo e viviamo in narcolessia, noi abbiamo i disturbi tutti accentuati, noi sentiamo i rumori tutti amplificati all'interno del cervello, e quello è il loro scopo. Poi ho citato ovviamente un articolo di legge, ai sensi dell'articolo 408 di codice procedura penale, di essere avvisato in caso di archiviazione della presente denuncia, perché è una cosa molto importante che noi dobbiamo sapere se la denuncia va avanti o la denuncia viene praticamente sospesa o viene archiviata o vengono prese in considerazione le nostre dichiarazioni e viene portata avanti attraverso i reparti speciali investigativi, no presunti vigili urbani che vengono a voi e vi dicono: ah, ma noi stiamo facendo indagini. No, qui si parla di sicurezza nazionale, si parla di intelligence, si parla di servizi segreti, si parla di alti reparti operativi investigativi che devono investigare su queste vicende. Non si parla del vigile urbano, non si parla del piccolo sottufficiale che sta in una caserma così e che dice: ah, noi facciamo indagini. Fidatevi che devono avere attrezzature e apparecchiature investigative di centinaia di milioni di euro per fare indagini relative a queste nostre gravi patologie e queste nostre gravi disturbi che noi abbiamo attraverso le armi ad energie dirette satellitari che vengono sperimentate su di noi attraverso i cannoni delle armi ad energie dirette sparate dai satelliti spia. Se avete qualunque perplessità o avete qualunque tipo di dubbio, andate da un avvocato e vi fate perlomeno improntare la denuncia. Se poi avete bisogno della nostra esperienza, contattatemi su vittimedelcontrolloneurale@gmail.com e vi spiego come io ho portato le 18 denunce e come sto andando avanti per portare le ulteriori denunce alle magistrature di tutta Italia e alle procure di tutta Italia. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Speriamo che non venga eliminato prima di arrivare a una conclusione dei fatti e che i miei video e le mie testimonianze siano d'aiuto per la salvezza di molte e di migliaia di persone nel territorio nazionale italiano e in tutto il mondo, a fargli capire che voi non siete dei pazzi, non siete dei schizofrenici, non siete dei malati di mente, ma siete cavie sottoposte ad esperimenti con alte tecnologie e manipolazioni cerebrali. Ovviamente vi do sempre un consiglio da prendere: andate dai dottori, fatevi fare delle analisi, delle TAC, delle risonanze magnetiche, cercate di prima passare da medici specialistici che vi possano dare dei consigli su determinate patologie e al limite, se la patologia non è una patologia che possa essere derivante a patologie fisiche naturali, venite da noi.